La registrazione è avviata, buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti a questo, mi pare, 57 eh, ⁇ GeoBreak. GeoBreak di oggi ha, un, ripropone un mh, vecchio argomento, eh, diciamo è un sequel, una seconda puntata del GeoBreak 17 perché poi vuole, vorrebbe darsi a rivedere i dettagli che magari non conosce. Eh, un po una seconda puntata per dare il, um, lo stato di salute il punto di il punto della situazione riguardo a una delle applicazioni sviluppate all'interno di DTR che forse insomma ci tiene più più occupati e um, anche con eh, insomma ci rende insomma interessati a questo argomento orgogliosi insomma di contribuire eh, in, questo, in questo aspetto che adesso vedremo avvio la, intanto, la presentazione in modo da non rimanere così anche misterioso nella... e cominciare ovviamente Okay. Di cosa parliamo? Parliamo di, eh, qui molto brevemente indicato come IEM, ma per noi internamente si tratta del, dell'applicazione gestione emergenze in uso presso la, ehm, la protezione civile di Genova per gestire appunto, come dice un po' il nome, le emergenze eh, locali. Eh, in breve, eh, gestione emergenze è il sistema informativo di supporto alle decisioni operative per la gestione di emergenze sviluppato per la protezione civile del Comune di Genova, sviluppato sui protocolli di, di, di azione eh, della protezione civile di Genova e eh, Che da tempo ormai il GTR sviluppa per appunto la protezione civile. È venuto il tempo, periodo insomma, di fare una seconda uno stato di fatto. Perché nel frattempo si, si è notato che è un'applicazione che eh, si mantiene viva: si mantiene viva intanto perché per l'importanza del ruolo che copre, eh, e quindi è di fatto usata. questo già mh, Tanto mi ricollego a parole insomma, del, del vecchio geobreak non fatto da me, ma dal, dal primo sviluppatore dell'applicazione, Roberto Marzocchi, ehm, che diceva che eh, era già soddisfatto allora perché era un'applicazione usata, mh, che è una, una caratteristica importante eh, per chi sviluppa, insomma, vedere poi il lavoro che effettivamente ha un. Va a risolvere problemi che vengono, che vengono posti e eh, quindi trova, trova uso. È un'applicazione usata, e questo lo confermano poi i dati e lo confermano l'argomento di oggi, che in realtà è più che altro eh, riguarda le evolutive, quindi come è andata avanti, a quali sviluppi eh, sono stati richiesti a riguardo e quindi ehm, riguarda appunto l'interesse che nel frattempo in più si è creato intorno a questo applicativo. Eh, si diceva già nella, nella scorso Geobreak che eh, gestione emergenze occupa il livello tattico nel nella procedura nelle procedure di ehm, soluzione. Delle, delle emergenze, cioè è un applicativo che essenzialmente fa un po' da agenda durante eh, le emergenze, eh, dando la possibilità di, ehm, diciamo, creare eh, oggetti che eh, sono essenzialmente le. Le azioni operative, che eh, appunto le, le segnalazioni, gli incarichi, eh, e quindi poter segnare quelli che sono eh, gli incarichi, alla, alla, che vanno a eh, orientati alla soluzione eh, del, dei problemi che fanno parte appunto delle segnalazioni più generiche eh, e quindi copre questo, si diceva, questo livello tattico, al supporto decisionale della sala operativa della protezione civile. Eh, oggi vediamo anche che eh, nel frattempo eh, l'uso e eh, il ruolo di questo applicativo si è di fatto un po' allargato verso anche il livello operativo fornendo supporto anche alla comunicazione verso quelle che sono le squadre coinvolte anche al di fuori eh, della dell'ente principale che è la protezione civile, ma verso anche gli altri enti che, che collaborano alla soluzione delle, delle emergenze, come vedremo, la polizia locale in particolare. <coughs> è, è un applicativo web, quindi essenzialmente dalla sala operativa si accede a pagine web a disposizione eh, del, della protezione civile attraverso una profilazione, quindi una... Una login dei, degli utenti e viene messo a disposizione delle, dei form per la creazione e, eh, di eh, oggetti quali allerte, segnalazioni, incarichi, ma anche poi ehm, diciamo dashboard per la, eh, la loro gestione eh, conseguente. Ehm, Allora, di questa applicazione, insomma, nel frattempo, non essendo cosa nuova, adesso non voglio andare proprio nei, nei dettagli, magari adesso poi vedremo alcune, alcune pagine nel, nel proseguire de, di questa chiacchierata, ma come prima cosa, giusto per fare un recap, ehm, voglio darvi qualche informazione su quanto di fatto, insomma, in, in, in rete tra... Noi giustamente, ma anche altri, se ne è parlato insomma. Quindi segnalo, che poi magari questa presentazione verrà legata al, al video su YouTube, quindi magari potrete seguire magari i link per, se siete curiosi. Eh, vi segnalo quindi il geo-break che precede il presente, in cui l'applicazione la, la veniva presentata nel dettaglio come so, presentazione quindi più sicuramente esaustiva della, della presente e ehm, il fatto principale è che eh, questa applicazione poi eh, trova un posto nel catalogo del riuso dell'agid, eh, la manualistica è disponibile quindi anche chi fosse interessato nel dettaglio a capire eh, come le emergenze sono gestite, eh, può andare a spulciare la manualistica e addirittura chi fosse interessato può andare a spulciare anche il codice sorgente che il Comune di Genova ha tenuto a, ehm, a rendere pubblico e quindi disponibile su GitHub. Ecco, di nuovo per eh, segnare un po' il punto storico dell'applicazione ho ripercorso alcuni ho segnato insomma quelli che sono stati i passi fondamentali, alcuni già citati eh, nella puntata appunto precedente tanto anche per eh, rinnovare un po' la, la memoria a chi, chi ci ascolta e il progetto nasce come richiesta mh, da parte appunto del, del Comune di Genova della della protezione civile fatta sulla base del finanziamento del bando PON Metro 2014-2020 e eh, consisteva essenzialmente nel rinnovo del sistema di gestione emergenze già esistente, che, però, mh, la cui grossa la più grossa carenza è cui, che è stata sopperita nella riscrittura è la. La presenza della georeferenziazione dei dati, la possibilità di vedere distribuite su mappe, effettivamente, eh, la, la localizzazione, la disposizione del, degli oggetti, e quindi degli interventi dove sono stati assegnati, e, eh, per appunto un approccio anche eh, geografico che è fondamentale di fondamentale utilizzo. Eh, L'inizio dei lavori risale al 2018, per rendere insomma, idea anche del, dei tempi eh, da cui si, si è partiti, oggi siamo nel 2023. Ehm, il collaudo dell'applicazione risale al gennaio del 2019, mentre la messa in esercizio all'autunno del, del stesso anno. E nel 2020 dal 2020 è disponibile come software per il riuso all'interno del catalogo Agit, quindi anche altre amministrazioni, anche in autonomia, possono eh, utilizzare lo, questo stesso strumento. e Questo strumento è importante anche segnalare che eh, nel 2020 ha anche ottenuto un, un riconoscimento. Quindi, insomma, eh, non diciamo solo noi che è importante, ma eh, è stato riconosciuto eh, dal forum della pubblica amministrazione ehm, come una delle soluzioni più innovative e meritevoli nel quadro dell'iniziativa PIA Sostenibile e Resiliente. Ehm, poi, appunto, nel, nel frattempo, in realtà, a parte... Ehm, i riconoscimenti, il software è andato anche avanti e eh, ha integrato non solo nel, nel suo panorama eh, anche l'integrazione di dati di monitoraggio meteo, monitoraggio meteo e monitoraggio dei rivi eh, di Genova, diciamo elementi molto importanti, fondamentali nella gestione delle emergenze perché una parte delle emergenze anche molto gravi importanti che riguardano hanno riguardato e purtroppo prima o poi riguarderanno comunque il territorio di genova riguarda proprio le, i rivi e quindi le esondazioni e, e quindi il loro monitoraggio eh, all'interno del, del di questo software è un, un elemento in più e è stato eh, importante quindi è stata una prima richiesta da parte di, eh, di protezione civile anche di accentrare in questo strumento eh, più eh, informazioni in modo da, ehm, in modo da eh, diciamo, muoversi il meno possibile eh, tra un'applicazione e altra, tra uno strumento e l'altro, eh, nella fase delicata come quelle delle, delle emergenze e si è cominciato diciamo con uh, queste informazioni ad accentrare in questo strumento le, le informazioni eh, in generale eh, lo strumento coinvolge quello che è il centro operativo comunale, comunale che è un gruppo di responsabili eh, delle attività a livello comunale e locale in ambito di soluzione delle emergenze il massimo riferimento al suo interno è il sindaco ma sono eh, contemplati e concertati eh, anche eh, volontari eh, operatori della sala operativa della protezione civile anche eh, enti quali insomma eh, l'Aster, AMIU e AMT che sono chi gestisce la mobilità eh, rifiuti eh, insomma eh, Altri, altri servizi all'interno del, del comune e polizia locale, municipale: quindi sono tutti co elementi coinvolti e che eh, l'applicativo cerca di concertare alla soluzione delle, delle emergenze. Eh, si diceva già appunto nel, nella prima puntata che eh, è uno software che già si notava fosse utilizzato, la protezione civile ha messo da subito l'accento sul fatto che risolvesse o comunque contribuisse a eh, organizzare effettivamente eh, le attività e ehm, si dimostrava infatti con le statistiche che sono raggiungibili all'interno dell'applicativo. Dell eh, con dei numeri appunto, già comunque abbastanza vicini alla messa in produzione che segnavano il fatto che, comunque, da subito il, il comune, la protezione civile ha, messo, eh, ha dato importanza a, a, eh, a questo strumento. Insomma. Oggi eh, abbiamo numeri più alti che segnano di fatto l'uso effettivo. Uh, se vogliamo qua possiamo già fare un primo anche uh, salto invece che parlare sempre del um, di qualcosa di, di astratto cioè, Per condividervi allora lo schermo che è più pratico e possiamo vedere direttamente così uh, ah perché questo è Devo entrare un attimo con le credenziali, ho sbagliato prima a inserire. date un secondo, perché così ho, io ho aperto diciamo, la pagina di, di test, però le statistiche effettivamente è bene vederle su, eh, sulla produzione. Allora... Un secondo... Ok... Passo a ricondividervi lo schermo perché ci segue anche eh, sul video, non solo magari ascoltando, facendo altro. Eh, queste sono le statistiche a oggi, insomma, adesso nella presentazione c'è uno screenshot di qualche giorno fa, quando l'ho preparata, giusto per. E eh, vediamo che gli eventi nel frattempo comunque si sono, si sono evoluti, abbiamo più segnalazioni, insomma le cose vanno avanti con numeri importanti che francamente è bene che rimangano bassi per quanto riguarda l'esistenza di emergenze in ambito cittadino, ma mh, tanto poi succedono, quindi qua i numeri parlano, parlano da soli. che la presentazione che più. Okay. Eh, questo per quanto riguarda però appunto l'accumulo dei dati, quindi la dimostrazione che il core dell'applicazione così come è stato implementato va avanti nel suo, nel suo utilizzo, ma ehm, cosa ancora più importante, eh, l'applicativo si sta... Evolvendo, cioè sono state richieste nuove funzionalità che ora sono un po' l'argomento vero di oggi. Eh, non solo dire che l'argomento. No, ho sbagliato. Eh, ma va avanti anche per quanto riguarda lo sviluppo. Eh, ci sono quindi alcune evolutive che vale la pena citare. Che hanno portato di fatto a un uso più, più ampio eh, dell'applicativo. Eh, il primo bot Telegram, che già in realtà veniva citato nella, nella scorsa puntata, eh, ha permesso, per esempio, l'arrivo di notifiche di bollettini eh, e di eh, apertura e chiusura degli eventi a, 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 ai soggetti coinvolti. E ehm, sono due bot del Telegram. Di fatto, uno dedicato appunto a tutti i soggetti coinvolti nella soluzione delle dell emergenze, e uno in particolare a quello che sono i, per, eh, le persone coinvolte nel, nel COC nel Centro Operativo Comunale, che viene convocato all'inizio emergenza per l'organizzazione delle soluzioni. Eh, però quello che diciamo, anche personalmente mi ha visto più, più coinvolto sono altre eh, interoperabilità che sono altre evolutive, che sono intervenute poi successivamente, e sono quella che riguarda eh, l'interoperabilità con eh, l'applicativo, il, il sistema Verbatel, che è quello in dotazione della Polizia Municipale, della Polizia Locale, eh, tra l'altro, a livello nazionale e qui localmente a Genova eh, è stato fatto appunto un messo a punto un sistema di interoperabilità per il quale le informazioni che vengono, quindi gli, gli oggetti, le, le allerte, le, le segnalazioni che vengono eh, create all'interno dei due sistemi vengono di fatto sincronizzate nel, nell'altro, quindi quello che viene creato da Protezione Civile. Eh, che è di interesse di, di polizia locale viene appunto condiviso, eh, si segnala sul sistema in uso della polizia locale l'evento eh, che eventualmente può essere diciamo, in carica a protezione civile, quindi eh, eh, Polizia locale è in attesa magari di istruzioni su come agire, oppure può essere proprio assegnato dall'interno dell'applicativo di, di gestione emergenza direttamente a polizia locale per la soluzione di, ehm, di problemi puntuali. Viceversa, eh, dall'interno da del sistema verbeta, la polizia locale può direttamente assegnare a protezione civile. Eh, la soluzione di alcune problematiche che non riguardano eh, polizia locale, ma che di quelli di polizia locale magari è primo, eh, viene a sapere cioè, per primo del, del, della problematica, e quindi è possibile eh, in questo modo far partire direttamente un circolo virtuoso per la soluzione delle, delle problematiche. Eh, diciamo un po' in parallelo, poi è stata eh, chiesta anche un'interoperabilità con un altro sistema che è già da tempo adottato all'interno della protezione civile. La protezione civile per la soluzione dei problemi, insomma, cerca gli strumenti più adatti a quello, a, ai propri protocolli, alle proprie esigenze. Eh, da tempo eh, aveva in, in uso. Presso cioè, da parte di Alert System, una ditta insomma, italiana che è specializzata nella, nel suo applicativo in particolare nella gestione di campagne di chiamate. E queste campagne di chiamate, all'interno di molto brevemente Protezione Civile, servono per ehm, contattare cittadini, per avvertirli di eh, problemi, per esempio, anche di, per sfollare certe. Certe zone della città più eh, colpite da, per esempio, gli, gli eventi alluvionali. E, in questo, eh, già da tempo, dicevo, eh, Protezione Civile si era dotata di questo strumento che però appunto risultavano due strumenti differenti, eh, due interfacce da, con cui interagire magari in momenti in cui il tempo è, è prezioso. E, ehm, e quindi è stata chiesta un'integrazione. Al sistema mette a disposizione delle API, cioè dei semplici eh, servizi eh, web che è possibile non pagine, ma scambio di informazioni più ehm, come dire. Mm. Più, più, de, de, delle parti più fondamentali, insomma, delle, delle informazioni che riguardano in questo caso le campagne di chiamate, ed è stato possibile quindi attraverso queste API integrare un'interfaccia all'interno di, di gestione emergenze, magari poi diamo un'occhiata, un eh, che permetta appunto la gestione di queste campagne di chiamate. E in questo modo, di nuovo... Gli operatori di protezione civile possono permettersi di non spostarsi da un, un all'altra, ma attraverso la stessa gestire più parti delle, diciamo, degli strume, più strumenti che loro eh, si sono dotati per, eh, per risolvere le situazioni. Eh, Un'altra evolutiva riguarda invece eh, l'interoperabilità con un sistema di raccolta informazioni piogge, perché, come citavo prima, non a, non a caso, eh, gestione emergenze eh, raccoglie anche informazioni proprio riguardanti i Rivi. Quindi questa informazione, che magari in questo ambito, ha una certa insomma, importanza per quanto riguarda appunto gli, le, le situazioni più, eh, più gravi, ha una lettura che in realtà ha altre, eh, ha un'altra lettura in ambiti invece più di eh, Previsioni, eh, previsioni meteo, in particolare per quanto riguarda appunto le piogge e le conseguenze che queste hanno poi su, sui rivi. Eh, quindi, eh, anche qui, cosa una cosa che ha contribuito, secondo me, eh, nella, eh, nel far sopravvivere, far vivere in realtà eh, questo, questo applicativo è anche nel Ehm, Raccogliere informazioni e condividerle eh, con, eh, con chi sa dare altre, anche altre letture e che ha bisogno magari di, eh, di queste informazioni e può a costi più, eh, a questo punto più, eh, più contenuti ottenere quelle informazioni invece che ricavarle eh, a sua volta da zero ovviamente installando nuovamente altri sensori e mettendo su una struttura per raccogliere le stesse informazioni, eh, che non avrebbe senso. Insomma. Il senso degli open data è proprio quello, la condivisione della, eh, del, del sapere, ma in questo caso dei, dei dati e, e dei loro valori. qui Giusto per dare insomma una, un occhio su, forse l'interoperabilità che tra le tre è quella più, eh, citate, eh, più importante anche per eh, il tipo di sviluppo, insomma, eh, è un'interoperabilità quella con la polizia locale, cui diciamo, il prime, i primi accordi erano in già al 2019, ma poi lo sviluppo eh, è iniziato. Diciamo, tra il 2021 fino alla messa in produzione del 2022. Stiamo parlando quindi di un'interoperabilità già, eh, già avviata e messa in, in produzione, quindi eh, già da non tanto, ma è avviata. Eh, come ho cercato prima insomma, di, di farvi capire, qua magari con un piccolo schema eh, ho provato a dirlo meglio, farlo capire un po' di più. È una comunicazione quella con la polizia locale, diciamo, a doppia mandata, in chiamata, ma anche in ascolto, per cui sulla creazione, sugli eventi di creazione di segnalazioni, incarichi e eh, di messaggi relativi agli incarichi, eh, questi eventi scatenano essenzialmente, che poi sono, banalmente, perché si intende un minimo di database, sono creazioni di record, database. ogni Evento di creazione, modifica è un evento che può essere diciamo, catturato dal sistema di Database Management System e può mh, diciamo anche creare, lanciare altre eh, procedure. In questo caso eh, sulla creazione di questi oggetti, sulla modifica vengono lanciati quelli che si chiamano webhook, webhook delle chiamate a servizi API, in questo caso di, di Verbatel, e si sincronizza in questo modo un database locale con uno remoto e si segnala all'interno dell'applicazione dell Verbatel e quindi poi agli operatori che in quel momento lo stanno usando la creazione di un nuovo eh, evento, di un nuovo incarico che deve essere preso appunto in carico e sul quale poi viene predisposta una squadra e quindi parte tutto. Al contrario, le, per quello che può riguardare mh, protezione civile, eh, in questo caso all'interno di Verbatel lo sviluppo beh, non è stato in carico a noi, ma della stessa ditta appunto che porta avanti. È stata una collaborazione di fatto sulla, per stabilire i protocolli e, le, delle, e la forma delle API eh, a disposizione, ma immagino su eh, procedure assolutamente identiche su eventi di creazione dei, dei loro record, anche qui vengono chiamate le PI di, eh, di gestione emergenze eh, che a questo punto registrano eh, eventi e eh, incarichi che provengono da eh, remotamente. Questo in maniera abbastanza trasparente di fatto all'interfaccia in questo caso non è stato aggiunto eh, praticamente, praticamente nulla, quindi le stesse operazioni lasciando quindi, non dando di fatto eh, ulteriori compiti aggravi agli operatori di protezione civile, eh, quello che viene fatto ha di fatto una si ripercuote anche all'esterno, e questo eh, anche dà molto più valore alle operazioni che si fanno internamente. Quindi se si vuole dare una, un incarico a polizia locale. Prima bisognava, oltre che segnarlo all'interno banalmente del, di gestione emergenze, telefonare, contattare via mail con altri sistemi eh, polizia locale che a sua volta: metteva poi in sistema l'incarico e che poi comunicava la sua soluzione di nuovo con sistemi più, eh, più basi, più, sì, più di base. In questo modo invece eh, si riesce a, eh, ad avere una maggiore efficienza di queste, eh, di queste operazioni. Insomma. Spero qui di averlo messo un po' in, in luce. Io nel frattempo parlo e eh, eh, non ho guardato, non vedo però mani alzate, ma comunque è sempre possibile diciamo, anche eh, scrivere domande e eh, alzare la mano. Io vi attiverò l'audio per, per le vostre curiosità. Magari verso appunto tanto la fine, non manca più, non manca più tanto. Eh, Invece per quanto riguarda la gestione di campagne, eh, diciamo che eh, ha visto le campagne di chiamate, eh, il sistema, è quello di Alert System di cui ho parlato prima, eh, ha visto alla diciamo, luce come collaudo eh, a febbraio, insomma, quindi nel mese appena finito, e, eh, ed è in, in elaborazione la parte di messa, messa in produzione. Quindi è un, di fatto un'evolutiva ancora insomma, sperimentale ma in fase di, di messa in produzione. Qui eh, diciamo invece è stata fornita un'interfaccia aggiuntiva all'applicativo um, all per appunto la gestione di questo strumento in più. Eh, funziona in maniera un po' diversa in questo caso in cui essenzialmente l'interfaccia interroga delle API locali che a loro volta eh, interrogano l'API di Alert System e eh, creano remotamente le campagne di, di chiamate ed è possibile poi avere in, in ritorno anche eh, questa parte fondamentale per, per protezione civile i report eh, delle campagne stesse per sapere chi ha risposto e chi no chi è stato avvertito perché poi sulla base eh, di questo mh, queste informazioni, protezione civile pianifica essenzialmente anche eh, degli interventi fisici in cui i civici di chi non ha risposto sono sicuramente i primi a essere eh, passati in rassegna fisicamente per essere sfollati perché si, eh, si sa che non c'è informazione riguardo all'emergenza in quei in luoghi. questo caso per fortuna insomma ci si può vedere anche qualcosa qualcosa in più oltre che la presentazione tanto anche per non annoiarsi eh, poi più di tanto ehm, allora faccio molto velocemente lascio lascio la gestione utenti più per le informazioni insomma delicate che magari possono comparire eh, perché comunque sono utenti veri, quelli che vengono visualizzati, è possibile comunque avere appunto un elenco de degli utenti che sono hanno sottoscritto eh perché in questo caso ecco, faccio un piccola pubblicità progresso, il sistema di per sé ehm avverte le persone in, in zona alluvionale che hanno sottoscritto il servizio. Ehm, diciamo, il sistema in realtà parte da una base utenti che Protezione Civile attraverso interviste ha raccolto, ma vuole ingrandirsi, arrivare in maniera più capillare. Ehm, è possibile attraverso il foglio del cittadino quindi sottoscrivere questo servizio eh, che già in base all'indirizzo di, eh, di residenza o di... insomma, che si segnala, non deve essere per forza di, di residenza, eh, in base al, all'indirizzo eh, permette agli utenti appunto di, eh, di, di sottoscrivere eh, questo... La possibilità di essere contattati. Dico in base al, all'indirizzo perché verranno eh, contattati appunto chi è, chi ha di fatto in chi risiede in zona alluvionale e, e riguarda appunto solo i cittadini che frequentano quelle quelle zone. Quindi attraverso il ciclo del cittadino è possibile sottoscrivere eh, questo servizio. Eh, questa interfaccia essenzialmente permette appunto l'alterazione di messaggi. Questo è il testo del messaggio che verrà poi in, con voce sintetica eh, recitato eh, al telefono al, agli utenti, eh, è possibile eh, determinare il gruppo di utenti al quale si, al quale si vuole eh, rivolgere la campagna, di fatto eh, ci, tecnicamente ci sono tre categorie di utenti che hanno vulnerabilità diverse. Eh, in, in pratica si mettono in, eh, diciamo, in, con più importanza utenti eh, che hanno meno la possibilità di diciamo, mettersi in salvo in caso albinale, quindi si mette l'accento sulle persone con vulnerabilità fisiche. Eh, piuttosto che eh, persone, cioè, eh, persone che, hanno, eh, che frequentano civici con, che hanno, magari sono seminterrati o eh, a piano terra, senza la possibilità magari di raggiungere piani più alti. Queste sono poi, poi le categorie eh, che sono poi considerate. Eh, quindi si, si creano essenzialmente i messaggi è possibile poi recuperare una statistica dei messaggi creati eh, in passato questo è il sistema di prova quindi poi sono tutti i messaggi un po' di, di prova è possibile rilanciare campagne sulla base dello stesso identico messaggio cancellare il messaggio eh, ascoltare in tempo reale la resa del messaggio per eh, poi i sistemi sintetici migliorano se si usa correttamente per esempio la punteggiatura e rendono una migliore eh, qualità e comprensibilità del, del significato e, ed è poi cosa fondamentale invece eh, possibile visualizzare anche eh, le campagne in pregresse eh, di cui di ognuna diciamo adesso, adesso sono tutte di test, quindi eh, recuperare appunto chi ha risposto, chi non ha risposto è possibile. Ora, questi essendo numeri di test non hanno un'anagrafica corrispondente, ma quelli poi veri ce l'hanno. È possibile poi selezionare, per esempio, chi non ha risposto, esportare l'elenco delle informazioni e consegnarlo poi a chi. Eh, dovrà andare in giro a, eh, per quegli indirizzi a dare l'informazione eh, fisicamente per, per poter sopperire appunto al fatto che non, quelle persone non hanno risposto a, eh, alla chiamata. Quindi, in ultimo, ehm, diciamo l'ultima interoperabilità messa a punto riguarda appunto i dati degli idrometri e le mire dei derivi che già erano presenti all'interno eh, del sistema di gestione emergenze. Possiamo vederlo. Scusate, salto un po' di... Ok, queste sono un po' le informazioni riguardanti eh, i, i rivi. Eh, ci sono la possibilità di introdurre eh, diciamo letture manuali che riguardano le mire, quindi il raggiungimento di quelli che sono i limiti e questo viene fatto manualmente. Eh, i, I limiti appunto segnati su, su ogni rivo, oppure esistono anche eh, diciamo, la registrazione di misure da idrometri automatici e eh, nel sistema, ma questo era già diciamo, era già disponibile. Okay. Nel, nel sistema eh, non fa parte dell'evolutiva, ma queste sono le informazioni che hanno suscitato diciamo, interesse inter al di fuori del della protezione civile e che eh, vanno ora a contribuire invece per quanto riguarda appunto, eh, previsioni meteo eh, di enti paralleli, insomma. Ehm. Quindi eh, in sostanza, adesso questa, preparando questa presentazione, il, la mia attenzione si è eh, annotata: eh, perché un'applicazione di questo tipo eh, continua a destare interesse? Dove risiede poi il, la vitalità? di un applicativo di questo tipo intanto me lo sono dato pensando al contenuto informativo del dato che è di per sé importante cioè il dato gestito anche nel core del primo sviluppo è un dato diciamo, importante nel momento in cui si ha un utilizzo eh, cioè si ha una organizzazione di eh, appunto eventi di, di emergenza già la parola di per sé dice che eh, si sta gestendo eh, contenuti informativi importanti per la popolazione. Eh, è stata, diciamo, eh, ha contribuito anche eh, il fatto di essere costruita su protocolli che, eh, diciamo precedenti eh, e ben consolidati all'interno della protezione civile, protocolli operativi appunto riconosciuti che di fatto anche a livello nazionale sono poi più o meno sempre gli stessi. Eh, con qualche variabile ma quindi sono solidi e quindi si adatta a, eh, a protocolli operativi eh, consolidati e quindi questo secondo me è stato un aspetto anche importante eh, un aspetto importante è secondo me di questa è la gestione anche dei dati come dati aperti quindi di, eh, di importante condividere questo dato parlo per, tanto per quanto riguarda le, le gli idrometri e, e le mire dei rivi ma parlo anche per quanto riguarda le le, le segnalazioni che vengono mandate verso verbatel adesso quindi eh, anche questa parte di condivisione rende eh, più integrato nel tessuto della la gestione delle emergenze questo è l'applicativo e eh, altro fatto che è venuto fuori che ha per il quale è stato richiesto sono state richieste le, le evolutive sono l'accentramento e l'ottimizzazione delle operazioni quindi eh, il fatto di essere usato questo strumento permette appunto una più efficiente eh, razionalizzazione delle operazioni degli operatori che si occupano di pubblica incolumità questo è un po' il, il punto della situazione che insomma, mi è venuto in mente, che mi piaceva fare eh, per quanto riguarda eh, questo, questo progetto. Se avete insomma, domande al riguardo possiamo anche fare un po' di, di chiacchierata dopo il, il monologo. Eh, Altrimenti, comunque nel senso, intanto vi rimando al prossimo appuntamento che ha tutt'altro tutt ricaduta, tutt'altro argomento, eh, riguarderà appunto il prossimo geo Break, eh, le, la proprietà intellettuale dei dati, avremo un ospite eh, esperto a riguardo eh, presente e quindi avrà... Un, un tema importante e particolare trattato con anche insomma, un certo rigore, e quindi insomma, non perdetevelo il 5 aprile eh, di nuovo su, queste, su questi schermi. Ehm, ora se avete qualche domanda io sono aperto anche a concludere con qualche informazione più dedicata alle vostre curiosità. I miei. posso interrompere a questo punto posso anche concludere e lasciarvi alla vostra giornata lavorativa grazie per aver iniziato la giornata con noi e arrivederci al prossimo GeoBreak grazie arrivederci